Do la parola alla Presidente della Commissione Ambiente, Vilma Morgese, che è firmataria del disegno di legge e da anni si occupa di bonifiche ed è particolarmente attenta alla tutela del suolo. Grazie, Presidente. Grazie Antonella, ringrazio innanzitutto le colleghe Lamura e Nugnes per l'invito. Voglio salutare gli esperti e le associazioni che sono intervenuti prima di me perché ci hanno dato un quadro dello stato dell'arte, ma ci hanno anche evidenziato gli aspetti per cui una legge come quella di cui oggi discutiamo, disegno di legge, sia fondamentale. Io saluto i miei colleghi, perché facciamo parte di una sessione, quella critica, quella politica, perché se disegni di legge come questo e come altri che sono depositati in Parlamento non diventano legge, è colpa nostra. E di questo forse dovremmo fare autocritica e un mea culpa. Credo che sia retorica, sia inutile fare della retorica, basta guardarci attorno per renderci conto del grave stato di fragilità del nostro territorio, dell'abuso perpetrato, dello sfruttamento e dell'inquinamento a cui assistiamo ogni giorno. E le cronache di questi giorni, di questi tempi, sono ancora più drammatiche. La tragedia accaduta pochi giorni fa sul ghiacciaio della Marmolada è la prova che si sono oltrepassati i limiti e che il punto di non ritorno è già oggi. L'equilibrio tra uomo e natura si è rotto irreversibilmente, direi, e l'ambiente pretende azioni urgenti e non più rinviabili. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è stata recentemente inserita all'articolo 9 della Costituzione italiana. Dare attuazione a questo principio fondamentale è onere di tutti, cittadini, imprese, istituzioni, ed è un impegno comune, una responsabilità condivisa che deve trovare unione, determinazione e volontà, affinché non resti un mero principio di intenti. La proposta di legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo, a prima firma della senatrice Lamura, a cui ho avuto il piacere di apporre anche la mia firma, è un importante esempio di come dalle parole si possa passare ai fatti. È una proposta seria, con alto contenuto tecnico-scientifico, che promuove le migliori strategie e competenze nazionali per traguardare gli obiettivi previsti dalla strategia dell'Unione Europea per il suolo per il 2030 e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un 2030 che è dietro l'angolo, un obiettivo temporale brevissimo che si accorcia ancora di più se prendiamo coscienza dell'enorme patrimonio naturalistico che stiamo perdendo ogni giorno. E la crisi idrica che stiamo affrontando non è solo una calamità legata ad una sfortunata stagione con scarse se non nulle precipitazioni. La siccità che ci troviamo ad affrontare è molto di più. Significa modificare i nostri consumi, significa non poter più sostenere agricolture e allevamenti intensivi, significa quindi ridisegnare il modo di fare impresa. Una nuova rivoluzione industriale che non arrechi danno alla salute e all'ambiente, proprio come ci indica l'articolo 41 della Costituzione italiana. La conoscenza dei problemi, così come l'approccio scientifico e la divulgazione, sono alla base di questo disegno di legge che pone lo studio dello stato di salute dei suoli come elemento fondamentale e per poter mettere in atto azioni correttive. A tal fine, l'istituzione del Centro Nazionale per la Protezione e la Gestione Sostenibile dei Suoli, previsti dall'articolo 4, è di strategica importanza per l'utilizzo su scala nazionale di strumenti informativi e cartografici atti a valutare lo stato di erosione e la perdita di biodiversità dei suoli e mettere in campo programmi obbligatori per il ripristino delle funzioni dei servizi ecosistemici, delle aree compromesse o minacciate dal degrado e dalla desertificazione. La banca dati pedologica nazionale, invece, che è prevista all'articolo 7, andrà a garantire l'accessibilità, la standardizzazione e l'omogeneizzazione dei dati, consentendo il costante monitoraggio dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. Nella mia esperienza di Presidente della Commissione Ambiente al Senato, ho assistito, purtroppo spesso, al naufragare di validi e urgenti proposte di legge. L'appello quindi che rivolgo prima di tutto a me stessa e a noi, parte politica, è un richiamo alla responsabilità, è un invito a lavorare insieme con fermezza e determinazione nella consapevolezza che il tempo sta per scadere. Mi duole ricordare infatti che proprio in merito all'arresto del consumo di suolo sono stati proposti numerosi progetti di legge nelle scorse legislature e anche in questa legislatura.
che si sono, come si suol dire, arenati per mancanza di una vera volontà del Parlamento, quindi per mancanza di volontà politica, quella stessa politica che in aula, al Senato e alla Camera, hanno pianto le morti del Marmolada. E questo, a mio avviso, è gravissimo. Mi auguro che questo non si ripeta, ad esempio con il disegno di legge contenente le misure per la rigenerazione urbana. Ricordo che proprio la senatrice Nugnes è anche relatrice di questo provvedimento, proprio nella mia commissione, nella Commissione Ambiente del Senato, che ho l'onore di presiedere, che ha avuto anche questo disegno di legge, un iter parlamentare molto lungo, che non sappiamo se riusciamo a portare a conclusione. E proprio in questo disegno di legge sono previsti interventi essenziali di trasformazione urbana per il recupero di aree degradate e la messa in sicurezza e la valorizzazione del patrimonio edilizio, nel rispetto degli ecosistemi e nel contrasto al consumo di suolo. Come si diceva, per questo disegno di legge La Mura Nugnes, anche per rigenerazione urbana c'è bisogno di risorse economiche se vogliamo raggiungere gli obiettivi. E vado a conclusione, Antonella, prima che tu me lo chieda. Il cambiamento culturale verso una nuova coscienza ecologica è già in atto, perché le nuove generazioni, lo abbiamo visto prima, sono sempre più sensibili, forse perché più consapevoli delle criticità ambientali che si ritroveranno a dover gestire nei prossimi anni. Sono convinta quindi che servano leggi chiare e pragmatiche che valorizzino le straordinarie competenze e potenzialità del nostro Paese, che possano tracciare la strada verso un futuro che è già presente, come fa questo disegno di legge. Più che augurare buon lavoro a tutti, io non saprei che altro aggiungere. Grazie. Grazie Presidente, e do subito la parola alla senatrice De Petris, che è membro della Commissione Affari Costituzionali.